sono circa le ore 18, tempo splendido, tanta gente qui a divertirsi. Siamo presso il padiglione della ruota, un gioco che fa divertire, fa vincere, tante persone stanno in attesa di questa mandata. E allora noi vogliamo un pochino aprire, diciamo un pochino le nostre chiacchiere, ecco, con quello che qua su conta qualcosa, con padre Edoardo. Padre Edoardo, buonasera. Ecco, padre Edoardo, anch'esso impegnato, per favore, un pochino più là, impegnato con il gioco, la ruota è partita. Buonasera padre Edoardo, la ruota è partita, padre Edoardo ha un biglietto, anche lui partecipa. Ecco, adesso glielo dico io, gli porto fortuna magari. Ecco, stiamo sul 40, che ci abbiamo padre Edoardo? 33-28. Comunque ci stanno più giri, no, sulla ruota. Quindi al primo giro vediamo che il prosciutto sta... Ah, che c'era? Un agnello in palio questa volta? C'era un agnello in palio. Allora è andato da quella parte purtroppo. Adesso vediamo la seconda mandata, che c'è il prosciutto, no, mi pare. Ah, è finito l'agnello così. Ah, c'è una bottiglia di grappa. Va bene, comunque anche qui ha il gusto di partecipare, non tanto di fare bottino. Poi se viene ancora meglio. Comunque vediamo quest'altro numero. Oh, 28, è passato sul 28, 19, ma c'è passato padre, c'è passato, però non si è fermato. Però c'è il terzo giro, il salame, forse questo è quello buono, poi magari ce lo mangiamo insieme. Oh, vedete che la ruota è sempre Monaldo, detto Bardano, proprio perché è attaccato così tanto a questo paese, soprannominato Bardano proprio per l'affetto che porta per il paese. E vedete come carica questo gioco, come ogni anno sa dare quello spirito, quell'entusiasmo al gioco, che l'afflusso delle persone aumenta sempre di più. E ecco il salame è stato aggiudicato ancora da un'altra parte, padre Edoardo, pazienza, ora c'è il caffè, quindi 5 giri fanno per ogni biglietto. Ecco, vedete, 5 giri, 5 meraviglie, non è neanche tanto, poi lascia divertire, molte probabilità di vincere. Stiamo sul 22, sul 22, ancora niente. E questo mi pare che era l'ultimo giro. E allora noi padre Edoardo lo distogliamo un pochino dal gioco per parlarci con padre Edoardo. Noi questa mattina abbiamo assistito alla Santa Messa, due bellissime concelebrazioni, una per la comunione e una per la cresima. Ecco, abbiamo visto una comunione, io le devo fare i complimenti, una comunione che ha commosso. Ecco, lei ha bandito veramente una mensa, intorno a lei i bambini, i 9 comunicanti, ecco, che partecipavano veramente a questa, quindi ha dato un senso anche esteriore, no? E quindi ha fatto capire, forse ha infuso ancora meglio, ecco, questo concetto della Santa Messa. Ecco, sembravano i 12 apostoli, erano 9, i 12 apostoli intorno a Cristo. Bene padre Edoardo, allora da qualche anno quassù a Bardano, prima avevi un'altra parrocchia, ora ti sei trasferito qui. Come ti ci trovi in questi 2 anni? Puoi fare un rendiconto di questa gente, che la vedo ogni volta che vengo qui molto fervida, sia nelle preghiere, sia nella partecipazione nella processione che abbiamo ripreso pure, e anche ecco in questi momenti civili. Sono 2 anni che io sto qui, no? Prima stavo a Sferacavallo, lo sapete, Sferacavallo sono stato tanti anni, anche troppi, poi è venuto un altro frate che aveva molti anni meno di me, ci ha provato, ci è riuscito abbastanza, però non ci si trovava bene, è andato via. Io ho chiesto una parrocchia più piccola, c'era Bardano che era disponibile, e allora mi hanno dato Bardano e sono venuto volentieri, sono venuto. Mi dispiace soltanto che ormai la mia età non mi permette di fare tutto quello che dovrebbe fare un bravo parroco, però mi sforzo e ho anche la soddisfazione di vedere tanta gente che mi segue benevolmente, mi segue. Non dico che mi segue dal punto di vista cristiano in un modo proprio ottimale,
però pazienza, ci vuole pazienza, perché questa gente bisogna prenderla piano piano e portarla verso il Signore, e al Signore e alla gente portare il Signore. Speriamo di riuscirci. Incominciamo con i piccoli, poi andiamo un pochino sui più grandi, andiamo. In ogni modo io trovo questa gente dal punto di vista umano veramente onesta, veramente sapiente. È una gente che è molto pratica e non vive sulle nuvole, non solo, ma è onesta nel senso umano e direi anche nel senso cristiano, direi. Mi portano molto rispetto, mi portano. Credo oltre che rispetto ci sia anche l'affetto, ci sia, per non dire proprio amicizia e familiarità. Se dovessi ascoltare tutti quelli che mi dicono venga a prendere il caffè o venga in casa mia o venga a trovarmi un momento, non sarei tutto il giorno in giro, non lo posso fare più, anche perché l'età è avanzata, quando mi vogliono di notte e qualche volta mi chiedono, dico mi venite a prendere perché io di notte non guido più, non guido. Io ringrazio il Signore che in questi anni ormai che mi rimangono mi trovo con questa gente, ringrazio il Signore che mi ha portato qui, qui a Bardano, su questo colle, poi c'è Bardano Basso e Bardano Alto, abbiamo fatto questa festa, abbiamo fatto e abbiamo voluto ricordare i circa 100 anni della costruzione di questa piccola chiesa, che è una chiesa votiva dedicata alla Madonna delle Grazie. Questa mattina ho avuto la gioia della prima comunione, poi qui ho avuto la gioia di stare insieme con l'amico e confratello Monsignor Pelo Rosso, il quale anche lui fa 50 anni di messa, e abbiamo fatto un piccolo omaggio, un piccolo pensiero, perché lui è nativo di qui e la sua infanzia l'ha passata qui, l'ha passata. Così anche questi 5 ragazzi della Cresima hanno avuto il loro sacramento e speriamo che questo sacramento lo sappiano utilizzare nella loro vita, perché la sapienza è necessaria a tutti ed è necessaria a tutti la fortezza spirituale. Dono della sapienza, questo dono della fortezza gliel'abbia dato, non solo, ma che rimanga in loro per tutta la vita. Hai parlato così bene di questa gente, quindi vuol dire che in effetti hai diciamo recepito l'affetto che la gente prova per te, ma io voglio aggiungere di più, già sta pensando ai festeggiamenti dei tuoi 50 anni questa gente, e questo rafforza, ecco, quel giudizio che tu prima, ecco, hai espresso con le parole, con l'affetto, l'amore che questa gente pratica, ma veramente di fede cattolica, ecco, che con la loro praticità ti segue nella maniera più giusta secondo le regole cristiane, ecco, vuole farti, ecco, gli onori del 50esimo. Bene padre Edoardo, io ti auguro ancora ecco, un divertimento con questa gente, con questa festa civile che sta chiudendo questa festa patronale, 100 anni dalla chiesa hai ricordato, quindi ancora più significato quest'anno, ancora più entusiasmo. Io sono qui adesso in mezzo alla gente che si diverte, però qui c'è la cappella aperta e ogni tanto vado là, certo. Se c'è della gente dicono famiglie e per la nostra parrocchia. Ti auguro un buon lavoro per la serata, grazie. Grazie e buon divertimento Valerio. E di nuovo auguri per i tuoi 50 anni di sacerdote. E come ogni festa paesana, l'angolo in cui si gusta l'ottimo biscotto e il buon bicchiere di vino. Effettivamente buono, c'è un grosso afflusso, persone che lo hanno assaggiato e ritornano. E allora noi siamo qua, alcune persone del comitato impegnate alla distribuzione. Buonasera signori, buonasera, ecco, io vorrei sentire qualcuno di voi. Inizio con una signora. 5 minuti soltanto le vogliamo rubare. Buonasera intanto, ecco, lei mi sembra una faccia nuova del comitato di Bardano, è vero? No, è il secondo anno. Ah ecco, quindi l'anno scorso era dietro le quinte e non l'ho incontrata. Allora, cosa mi vuole dire di questa festa centenaria, diciamo? Festeggiate una chiesa, 100 anni che esiste. La festa è bella, però è un buon lavoro. Sì, però il lavoro serve anche per stare insieme in questo tipo di lavoro, no? È bello, sì, tanto. Da
quanto sta qua dietro? Oggi. Ecco. Ieri sera. Ecco, perché anche ieri sera c'era la distribuzione, vogliamo dire che sono due giorni che c'è la festa. Sì, però ora il lavoro inizia da parecchi giorni prima, per preparare, per tutto. Ecco, sì, cortese, si avvicina un pochino più su. Bene, lei della sua famiglia è sola a coordinare la festa? O c'è mio marito. Quindi siete due in famiglia. Quando è che finisce il mandato? Noi sì, due anni, tre anni, secondo, poi ci ritiriamo e aiutiamo sempre. Però. Oh, ecco, questo però non è una regola fissa, c'è chi poi ci rimarrà nel comitato e lei ha intenzione di rimanerci? Possibilmente anche non come primo comitato, aiutandoci. Quindi diciamo che ritiene di dare una mano ad una festa che è importante per questo. Sì, infatti la festa è importante perché sono sicura che la gioventù che verrà è un po' difficile perché c'è anche... Metterla dentro perché c'è il lavoro e c'è tutto. Quindi la gioventù è meno entusiasta della festa paese. Sì. Però vedo qualcuno che sta mangiando pure il panino con la porchetta. La porchetta invece com'è? Allora, la porchetta è buonissima. È buonissima. E vorrei ringraziare i signori Festaroli. I signori Festaroli di Bardano che tutti gli anni qui ci hanno chiamato. Poi ci hanno del buon vino e brindiamo anche Agostino. Bene, il vino lega con il vino è dolce, lega con la porchetta. Benissimo, benissimo. Quindi lega sia col biscotto che con la porchetta. Buon appetito. Ecco, un altro che sta mangiando porchetta e vino. Allora, Bardano, perché questa? Le meglio feste? Perché prima di tutto che mi piace il paese, la zona, il ballo. E poi il ballo, quello innanzitutto, e poi perché si riscoprono ancora le tradizioni della volta che vanno scomparendo, capito? Quindi una... la banda, mettiamo, no? Io ritorno indietro dei 20-30 anni fa perché per me la banda, mettiamo, quando vedo la gente, gli amici, il bicchieretto del vino, capito? E a riscopro le tradizioni. Mi piace poi anche il posto Ma di dove è lei? Io sono del Viale Scalo. Ah no, credevo che a un certo punto mi chiedesse, di qui allora, invece no, del Viale Scalo, quindi è veramente sincero, allora non è di parte, tanto vedete l'orchestra Ivano Pescari sta intrattenendo veramente nella maniera giusta, tanti ballerini, sa fare del liscio, sa fare dei balli moderni, vedete che ci stanno un po' di tutte le età, bambini, adulti, anziani, ci stanno tutti in questa festa. Una festa che, come abbiamo sentito poc'anzi, ecco, sa mantenere in vita certe tradizioni, certe usanze, e quindi una festa che piace, una festa che richiama. Padre Edoardo, qui al palco, per favore. Allora, adesso stasera, siccome quest'anno, sapete, simbolicamente ricorre il centenario della festa di Bardano, di questa chiesolina, perché io me l'hanno detto, non c'ero. Allora, se abbiamo permesso noi del comitato di fare un omaggio a chi ci ha aiutato, è un omaggio un po' particolare alla nostra segretaria che sta sempre dietro le quinte, ma è quella fondamentale che ci fa tutte le domande. Non è padre Edoardo, non vi credete che non sta qui, Segretaria, io. Sono la segretaria. La signorina Emanuela Bissichini. Se viene tantino sul palco. A Emanuela, noi del comitato abbiamo fatto un piccolo omaggio, un quadro, e c'è scritto queste parole semplici. A Emanuela, con ringraziamento e collaborazioni dal 1000, e non c'è scritto però ve lo dico, dal 1984 al 1994, ha fatto sempre le domande. Un piccolo omaggio. Però come segretaria le sanno scegliere, però. Ma perché tu pensai, eh? Non è che ci mettono, che ne so, uno da 80 anni, sento. No, non sanno scrivere, no, aspettate, quello dopo. Guarda un po'. Allora, scusate, per finire. Eccolo, padre Edoardo è qui. È la prima domenica agosto, famo la festa a lui.
ora non so se lo fa, ma porchetto o arrosto, adesso vediamo. Un applauso a Don Edoardo, un applauso grosso però voglio, grosso, veramente con calore, ecco. Allora? Lui c'ha i denti buoni, perché non mi cammagna. Allora, quel giorno, o giorni prima, insieme a Padre Edoardo, questo Dimo è un campione, verranno fatte ancora meglio, abbiamo messo in vendita, metteremo in vendita un piatto, è un bel ricordo, io penso che tutte le famiglie qui della parrocchia, almeno uno per uno, ogni famiglia da prendere, perché è una cosa bella, c'è disegnata la chiusolina della festa dove facciamo la festa, e ci c'è scritto, al ricordo del 50° sacerdozio del parroco Padre Edoardo Mearelli, Santa Maria degli Angeli, 6 agosto 1944, Bardano, 6 agosto 1994. Noi passeremo, perché non facciamo il giro per la festa di sotto, però passiamo per le case, perché questo tanto lo sapete, siamo come a Benzepotino capace soffendo. No. E chi vuole acquistare questo piatto? Quelle della parrocchia, quelle fuori parrocchia lo vogliono acquistare, è un bel ricordo, perché è il ricordo di Padre Edoardo. E adesso viene Padre Edoardo, siccome che l'ho detto, ricorre simbolicamente e l'abbiamo festeggiato senza fare grandi cose il centenario della festa, e il parroco dal 1985 oggi, senza, no per far discriminazione, ma quelle che sono entrati quest'anno giustamente, almeno quelle che hanno servito la festa per minimo 3 anni, cioè qualcuno ha fatto 1 anno e il parroco ha ritenuto opportuno minimo 2 anni, 3 anni, e vuole fare un omaggio a tutti i festaroli. Adesso le chiamo uno a uno se ce so, e ha fatto una cosa semplice, carina, è una pergamena dove dice: parrocchi di Bardano alla festarola Daniela Pietrini, si è per favore qui, venga sul palco a ritirare, o la mamma chi è, questa pergamena. Queste pergamene sono offerte da vostro parroco Padre Edoardo. Venga Daniela, venga. È la mamma. Ah, è la mamma? Anche lui lo scambia sempre per Daniela, questo non ci crediamo ragazzi. No. Sì. La scambio sempre per Daniela. Poi, un altro festarolo, Gino Tortolini. Vieni Gino. Piero Graziani. Ecco Gino Tortolini. Enzo Cavalloro. Ho visto i baffi. Eccolo, sta arrivando, là. E là, là. Ermindo Bacci. Non c'è. Ermindo Bacci. Complimenti. Ermindo. Oh, intanto vi annunciamo che questa sera dopo cena si riballa, la festa continua fino a ora tarda, fino verso le 9:30. Buonasera a tutti, buonasera, venga Menildo. Tanto laggiù ci sono i panini con la porchetta, Troia. No, era massimo. Mauro Bissichini, lo ritira la cugina. Allora, vieni su una, dove gli altri? Vabbè, adesso. Oh. Roberto Latini. La sorella. C'è Roberto Latini? Era matta pure, quella. Cos'è che non c'è? Signora. Poi sono rimasti i fondatori del comitato, che nel 1985 ci ha preso questa pazzia da fare la festa a Bardano. Pensa un po'. Pazzia, guarda qui. Allora, Giorgetti Silvano, questo abbiamo fondato il comitato, Giorgetti, guarda. Lo sai, l'avevano convocato per fare i film con Benny Hill, poi Benny Hill è morto e niente, l'hanno tolto via. Metti a posto i capelli per favore, dai, su. Ti metti là. Roberto Marrogolo. Roberto,
Dov'è Roberto Marroccolo? Roberto, eccolo! Pissichini Mario! Vai Mario! Emiliano! Vieni, 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 vieni su Roberto, perché devo andare una roba, su! Ma che ce l'hai qualche fregatura? Ma il vino tanto lo prendono da soli! Dai Mario! Ma arriva, c'ha le gambe lunghe lui, fa presto! Roberto, arriva, un applauso! Vai di là, vai di là, vai di là! No, no, te. Per la scala, che voli? Cosa fai? guarda che gambe lunghe che ha! Mario! C'è! Ciao! Bisciglieri che? Chirubini Fernando, ma mi hanno detto che purtroppo sta all'ospedale. Non so se c'è qualcuno, il figlio, qualcuno. Ecco, ritira. Perché la giuffa adesso? Qua c'è Bisichini Alberto. È scappato il suo nome di Parrocchia di Bardano, al Festarolo Monaldo Vittori. Attualmente presidente. Che serve dal 1985 come semplice soldato e adesso come comandante della squadra. Il parroco riconoscente Bardano 8594, tante grazie, tante auguri. Io un bacio. Applauso, ci vuole un applauso. Bravo. Allora, aspettate un momento, eh. Il comitato l'abbiamo fondato io e Mario insieme all'altra amici, no? Perché una sera, e questo ve lo dico, c'è venuto a cercare Padre Pio Battista, il vecchio parroco che purtroppo sta male, e è quello che ha restaurato la chiesolina qui, e ci disse queste parole. Sono rimasto senza festarole. Ve la sentite da fare la festa a Bardano? Abbiamo detto subito di sì, perché lo famo con orgoglio, con simpatia. Siamo contenti che ci ne ha trovato tutti gli anni più numerosi, perché è una cosa bella. Grazie, alla prossima festa. Bravo. Io vorrei fare un regalo a padre. Lo sai che una volta io mi dovevo fare frate? Io sono andato al seminario, no? No, dico, ma vi rendete conto sì chi era? No, mio padre disse, se tu ti fai prete ti danno la perpetua, un potere, anche due. Adesso gliel'hanno levati. la casa e tutte le galline del convento. Ma quelle maschi e quelle femmine? Le galline, le mie galli. Se non che mi manda in sorta di seminario, poi era tanto i movimenti che facevo con le mani che mi hanno trovato e mi hanno detto niente, vai all'inferno, vai all'inferno. Invece io voglio fare un regalo a padre Edoardo, la nostra incisione, che è sempre quella là, che è ancora la nuova, deve uscire, speriamo. Non so se ho chiuso la porta, non so se non esci, non sono fatta grande. Questa qua, sperando che qualche volta, invece di mettere su Noi voglia Dio, metti su suona chitarra, che ne so, metti su una cosa. Questo scemo qua sono io. Poi, davanti ci sono due ragazzi. Qui, scemo fino a un certo punto, ma qui sei tutto. Ciao Don Edoardo. Ci vediamo a cena, vieni vicino a me, cena, ecco. Vogliamo dedicare questa canzone al nostro padre Edoardo. Si balla fino alle 7:30 perché così abbiamo più appetito sull'orchestra. Una caratteristica di questa festa è che nell'intervallo tra il pomeriggio e la notte, diciamo, c'è una cena quassù veramente ottima, fatta come tutte le altre cose, tutte ottime, tutte buone, tutte veramente soddisfacenti. E quindi in questa tavolata così ottima, diciamo, d'amici e di cibi, troviamo un po' quelli che fanno la festa quassù, quindi gli orchestrali, troviamo il parroco, troviamo
troviamo quelli del comitato, troviamo il presidente che questa sera ci ha detto di lasciarlo in pace perché è stanco. Comunque ecco, troviamo e allora noi siamo qua un pochino per fissare anche questi attimi così felici, così allegri, così carini. E allora noi ci siamo messi vicino al parroco, lo abbiamo già sentito, padre Edoardo, però vogliamo sentire il direttore dell'orchestra, veramente spettacolo, che ha fatto divertire, ha lietato veramente nella maniera giusta. Ecco, il direttore Ivano Pescari che sta intrattenendo, sta seguitando il suo show anche in questa tavolata. Infatti ha tenuto allegri per 4, 5, 6 minuti, anche più, tra un pasto e l'altro, tra un cibo e l'altro. Allora, signor Ivano, io so che è qui non solo per fare il suo lavoro, ma perché lo lega all'amicizia del presidente. È vero così? Sì, sono tanti anni che veniamo qua. Perciò gli amici ci si riconosce sempre, dove? Nelle feste, nei piaceri, nei dispiaceri, ma quelli adesso li lasciamo da parte, don Edoardo, adesso siamo nell'allegria e noi, io volerei ringraziare Monaldo Vittori, perché è sempre lui che telefona, che dice ma sei libero, non sei libero, devi venire qua a suonare. Per me è sempre un piacere venire qui a Bardano, perché Bardano Alto, specifichiamo, perché questa è una serata di festa, di amici, un ritrovamento con padre Edoardo, che è una macchietta vivente questa qua, e per me e tutti i miei orchestrali è una felicità venire qui a suonare, a far divertire la gente. L'applauso mi sembra ben meritato. Un applauso veramente sentito, fatto con il cuore, perché Monaldo si merita questo. Monaldo sa fare gli amici, ecco, anche tra gli orchestrali, quelli che vengono qui per lavoro, però, ecco, quindi dietro a questa amicizia un impegno. Sta qui a suonare gratis. Cambiate espressioni, Ivano. Ma dopo quello ci metteremo d'accordo, strada facendo. È un buon punto, dice ci metteremo d'accordo. Bene, io vi auguro ecco un buon intrattenimento, che la gente seguita a divertirsi con voi come l'ho vista oggi, veramente divertita. Perché il nostro intento è far divertire la gente, e quando si diverte la gente ci divertiamo anche noi che siamo nel palco. In queste feste la meno fatica è divertirsi e far divertire. Anche perché oggi ho saputo una notizia bellissima, che padre Edoardo agosto festeggia le nozze d'oro con la Chiesa. Mi dispiace che non ci sono, perché in quel momento, in quel periodo lì siamo a Genova e non posso tornare perché è a cavallo fra il sabato e il lunedì, sono via. Ma speriamo che per quelle di platino ci sono, per quelle di platino, eh! Ivano è qui con il cuore, ecco. Ivano è qui con il cuore, bene. Però padre Edoardo, nonostante le sue bellissime barzellette, gli ha tenuto testa, perché padre Edoardo è giovane, nonostante i suoi 50 anni di sacerdozio è rimasto giovanile. E questa gente è così affiatata, così brava, così buona, di animo, proprio perché c'è padre Edoardo. E poi ho scoperto un'altra cosa, che padre Edoardo è di Città di Castello, è un nostro paesano, e come di conseguenza l'ho voluto di fronte qua. Abbiamo padre Edoardo, però non ha voluto bene, però un brindisi bisogna farlo col padre Edoardo, a questo punto bisogna farlo un brindisi. Questo è mio, questo è allora uniamoci al brindisi che Ivano vuole fare a padre Edoardo per i suoi 50 anni di sacerdozio. Ecco, applausi, un brindisi tutti in coro a padre Edoardo e le sue nozze d'oro. Sa pure rimare in maniera ottima Ivano, eh? Allora un buon intrattenimento a tutti quanti, arrivederci. Vai via? No, no, vado giù. Ecco, qui ci troviamo tra gli artisti dell'orchestra Ivano Pescari, ecco la cantante, la tastierista, non mi ricordo, e il chitarrista, ecco la cantante che l'abbiamo vista ballare con il nostro presidente, ecco il signor Monaldo Vittori. Allora è un parere, ecco, come balla Vittori? È un ottimo ballerino, peccato che avevamo poco spazio per poter ballare sul palco, ma devo dire che è un ottimo ballerino, davvero. Bene, voi donne avete un certo senso, una certa sensibilità più degli uomini, ecco, stando là sul palco, come giudica
la gente di Bardano, vivace, allegra, pensierosa, non lo so. La gente di Bardano? Per quel che ho visto io dal palco e per quel che la conosco da ormai 2 anni che veniamo sempre a suonare qui nella zona, è gente molto calda, gente molto accogliente e a noi piace stare in mezzo a questo tipo di gente, diciamo. Quindi si sa divertire, sì. E quindi fa divertire di conseguenza anche voi. Io vi auguro, ecco, tante altre serate allegre come questa, un successo sempre più grande. Ho sentito che siete bravi, arrivederci. Ivano Pescari sta cantando, sta suonando, noi qui alcuni del comitato, abbiamo saputo 15 persone ha fatto questo comitato, donne, uomini, persone che sono entrate per primo anno, altre che ci stanno da più anni. La signora so da più anni, buonasera intanto. Sì, infatti sono da... Quanti anni sono? 6 anni. 6 anni. E come mai seguitate a starci? Cosa ci trova di bello stare nel comitato di Bardano? Perché mi piace starci e poi se tutti ce li abbiamo la festa non funziona. Certo, le mansioni specifiche sue quali sono? Ognuno so che c'ha delle mansioni più particolari, no? Le sue quali sono? Da fare la cuoca. E brava, perché ne sappiamo qualcosa, la scena che abbiamo ripreso in questo nastro era fatta in parte dalla signora, che è capocuoca tra l'altro. Beh, si abito lì e allora organizzo un po' io. Bene, quindi signora, un complimento pure a lei per una festa che ho visto è riuscita, sta a riuscire ancora, siamo alle ultime ore, tra poco la pesca, la lotteria, c'è un altro signore, lei che mansione ha in questo comitato? Fa parte del comitato da circa una decina d'anni, dall'85 mi sembra, 86. E stiamo qui, se arriviamo noi la festa finisce, perché non ci sono membri che rientrano, che hanno magari maggior tempo per lavorare,
Se salivamo nuove vecchie si finisce la festa. Quindi ha avuto il riconoscimento oggi, certo. Quella pergamena che è stata data. Certo, la pergamena che ci ha offerto padre Edoardo, che l'ha data a tutti i festeggianti della festa del Bardano. A partire dall'85 mi sembra che ha detto in avanti, o dall'84 addirittura. E ne siete orgogliosi di questo riconoscimento? Sì, fino ad oggi sì. Perfetto, buonasera anche a lei, complimenti e buon proseguimento. Qui un gruppo di giovani, giovanissimi. Giovane, quanti anni è che sei nel comitato? Te mi sembra sei la segretaria. No, magari. Ah, tutto comitato, quindi non mi dovete nemmeno intervistare. Non fa niente, ognuno ha la sua importanza, ognuno ha i suoi ruoli. Qual è il ruolo tuo specifico? Ma cioè non esiste un ruolo specifico, cioè ognuno contribuisce per quello che può e il tempo disponibile che ha, chiaramente. Bene, ti ci trovi bene con i più adulti, diciamo. Mi capite voi giovani? Benissimo, c'è un clima molto amichevole e questo è importante, perché altrimenti non ci sarebbe la festa, non ci sarebbe nulla. Cioè è importante il clima d'amicizia che si crea, insomma, chiaramente. Bene, questo è bello detto da una giovane, perché i più adulti mi hanno fatto capire che è difficile rimpiazzare un comitato. Invece vedo che i giovani stanno con entusiasmo. Ma io sono la primissima esperienza, invece loro chiaramente sono molti più anni che fanno questa cosa, forse. Tra qualche anno, se continuo questa cosa, la penserò diversamente, non lo so. Bene, io ti auguro, ecco, di divertirti nel comitato, perché sono cose carine e simpatiche, vi mettono insieme in paesini così è importante. Grazie a te, buonasera. Ecco qua, presidente e vicepresidente del comitato, quindi le persone più importanti perché non perché forse fanno più degli altri, ma perché coordinano, ecco, quelli che tutto sommato si prendono la responsabilità delle varie manifestazioni. Allora, Mario e Bonaldo, che sono i fondatori poi di questa festa, ce l'ha ricordato Bonaldo stesso oggi sul palco, nell'84 il parroco gli ha chiesto di rifare le feste, hanno avuto anche loro il riconoscimento. Ben meritato. Allora, comincio dal vicepresidente o dal presidente? Cominciamo dal vicepresidente, sì, lasciamo il pezzo più grosso in fondo. Ecco, io so una cosa, che voi due vi integrate, cioè Bonaldo è molto entusiasta, parte la carica, te sei uno che lo moderi un pochino, è vero questo, Mario? Ma purtroppo è vero, però la bellezza è una, che da 9 anni da sta parte che stiamo insieme, le cose sono andate sempre bene perché ci siamo capiti in qualche modo, sempre, con lui e anche con gli altri, perché insieme a noi che abbiamo trainato magari la cosa, sono stati tanti protagonisti e questo ha fatto sì che è vissuto sempre questo comitato in questo tipo di vigore e purtroppo che ha portato le feste sempre in una certa maniera, vimo fino ad oggi, ampliate sempre ogni anno. Ecco, per questo affiatamento, a Bonaldo io una battuta gliela voglio fare, non vuole essere spiritosa, Bonaldo per qualche anno si è un po' estraniato, era nel comitato a dare una mano ma non aveva, ecco, responsabilità dirette. Beh, Bonaldo si è ammalato in quel periodo, è vero o no? No, per carità, io non ne sono malato, veramente è stato così, che con Mario siamo levati proprio di se riposavamo un pochetto, poi se non che dopo un mese mi hanno detto si dà una mano a fare il giornalino, l'ho fatto con piacere, lo sai, e dimmi che ho lavorato più degli altri anni che ero per questa roba, però non è che siamo levati, perché anche Mario dimo, è stato sempre quello che correva, c'era bisogno di una mano, lui la dava, non è che era uno che si tirava indietro, probabilmente il comitato sì, c'è stato il coordinatore di Auro che era presidente lui, però dimo, intorno coordinare noi aiutavamo, insomma, ecco. Quindi ecco, non è vero che voi siete state comunque dentro anche se non avevate cariche dirette, dietro le quinte sempre. Bene, poi fin di conti Bardano non può far più meno di voi, oramai voi siete un'istituzione quassù, però noi siamo convinti che facciamo quello che si può, ecco, e questo è quello che si può, è questo, nulla più di questo non si può fare. E poi qualcuno oggi mi ha detto io vengo quassù perché mi sembra di rivivere i vecchi tempi, cioè la semplicità che è la caratteristica di questa festa, una semplicità però nel divertimento, cose sobrie, carine e cose che riportano un po' all'antico, che sono poi quelle più amate, più stimate. Ecco, la tradizione, perché noi abbiamo fatto, no? Sì, l'orchestra è buona, ogni anno magari meglio, però non ci siamo mai levati la base principale che era quella della tradizione, cioè il vino, i biscotti, la porchetta, perché proprio queste sono tradizioni che da noi ci hanno imparato e purtroppo però
ci aiutano a stare insieme, a fare orgoglio tutti quanti insieme, capito? Benissimo. A Monaldo parliamo dei fuochi, una scritta finale, ciao, simpaticissima. Quindi in questo ciao cosa racchiudi, Monaldo? Ciao fa parte dello spettacolo Piero Vecchi, no? Ma non è che col ciao abbiamo scritto, anzi possiamo dire di più, che la prima domenica di agosto qui ci sarà una bellissima festa in onore del nostro parroco Padre Edoardo. Solo ecco che quest'anno abbiamo deciso da comune accordo fra il comitato esecutivo e il sottocomitato, perché se non si vedrà, da quest'anno fino a che il Signore e la Madonna ci dà la salute, la voglia di lavorare, le fa una festa più grande da parte e una più piccola, perché due feste grandi non è che non si possono fare perché non ci sono i fondi sono, solo che c'è tanto lavoro e giustamente la gente bisogna essere riposa. Allora quest'anno sono partiti con la festa più grande di sopra, di sotto facciamo da guardano basso il riconoscimento della Madonna alla processione e balliamo due orchestrini del posto. L'anno prossimo la stessa cosa qui a Bardano Alto, lo spettacolo di Vio Vecchio un altro anno si farà di sotto, cioè speriamo, e non si fa qui. Qui al massimo devo fare la produzione con bella batteria sicuramente, perché ecco proprio. E un altro anno, ecco già lo vediamo da quest'anno, la festa verrà svolta tutta lì a Bardano Basso, proprio lì al Bio, perché ci abbiamo piazzato tutto. E quindi ho capito, il ciao vuole più che essere, più che un arrivederci. Alle prossime occasioni prossime, alla festa anche di Padre Edoardo che farete, già avete a cuore, benissimo, un complimento per una festa sempre riuscita, carina, una festa divertente e un buon proseguimento per la tomba, per la lotteria che sta per essere estratta. So che ci sono premi bellissimi, quindi di nuovo complimenti e arrivederci. Io però prima di chiudere, se è possibile, voglio sentire qualcuna ragazza del coro, perché questo, arrivederci presidente e vicepresidente, ecco due ragazze del coro, sta il coro. Un coro l'abbiamo sentito nelle due celebrazioni, quella della comunione e della cresima, ottimo, carino. Questo per dire che a Bardano sono un po' tutti coinvolti, comitato, non comitato, coro. Poche persone, però persone che hanno a cuore il paese. Allora, che mi volete dire di questa festa, di questa edizione? No, io penso che a me va bene così, io da quando sono piccola che la festa è stata sempre fatta così, a me piace insomma, forse perché è del mio paese, però a me piace. Quindi la senti, eh? Sì, penso che sia riuscita bene anche quest'anno. Tra tutte le cose che si fanno, qual è il momento che le piace di più? Sentiamo lei però adesso. Ma tutto. Per esempio questi momenti del ballo. Sì. Non so, più momenti, oppure ti piacciono più momenti veramente quelli lì, diciamo, religiosi? Tutti quanti, quindi sì. Sono due giorni che ecco gusti quest'aria, respiri quest'aria di festa, te la respiri veramente soddisfatta. Sì, anch'io, è lo stesso. Bene, allora io vi faccio complimenti e l'augurio di rimanere entusiasti così. E noi con questo chiudiamo il servizio. Era giusto chiudere con delle giovanissime per dire che il comitato qua su non avrà mai termine, non avrà mai fine. Ci sarà chi rimpiazzerà i più adulti e di queste feste, quindi, come ci ha detto Monaldo, seguiteranno ad esserci per intrattenere tutta questa gente, vedete, nel modo migliore, nel modo più carino e nel modo, diciamo, più cordiale. A tutti un arrivederci, alle prossime occasioni. Yeah.